Cecilia Papalini, responsabile risorse umane della società Papalini S.P.A. di Fano, è la nuova presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino, che riunisce gli imprenditori under 40. Succede a Davide Broccoli, che ha concluso il suo mandato e resterà in carica per il triennio 2023-2026, diventando anche vicepresidente di diritto di Confindustria Pesaro Urbino. Cecilia Papalini è stata nominata in occasione dell'assemblea riunitasi al Liceo Marconi di Pesaro in questo sabato. Un incontro all'interno di una scuola alla presenza di studenti e docenti degli istituti Marconi, Benelli, Bramante Genga e Mamiani, che ha trasformato un momento istituzionale in un'occasione formativa di confronto con gli studenti per analizzare prospettive e opportunità per le nuove generazioni. Siamo riusciti a passare 4 anni, che sono volati fra l'altro, e con tanti progetti costruttivi, con le scuole. E questo è uno di questi, è stata forse, non so, spero la prima di una lunga serie, perché è stata un'assemblea riuscitissima, i ragazzi hanno collaborato, è diciamo il punto di arrivo di un programma, di un percorso durato 4 anni. E loro sono il nostro futuro e quindi è giusto investire tempo e risorse in queste attività, comunicare, lasciare le aziende aperte alle visite dei ragazzi, rapporti, formazione, sono il fulcro per costruire qualcosa insieme. Quindi io la mia presidenza l'ho basata su questo e mi farebbe molto piacere se poi in futuro il gruppo portasse avanti tutte queste attività. Naturalmente io so che faranno meglio, perché si può solo crescere. Porteremo avanti quelle che sono state sicuramente le iniziative per dare comunque anche continuità, quindi coinvolgendo sempre le scuole, facendo sempre più progetti e comunque anche sviluppando la formazione interna del gruppo tramite sia dei percorsi formativi e riprendendo anche dopo il Covid con delle visite sia all'estero e anche in Italia di aziende di eccellenza sotto certi punti di vista. E comunque costruendo sempre di più anche con il gruppo sia nostro ma anche con il regionale, con le altre territoriali, sempre più un'unione e una condivisione forte per poter portare avanti tutti i nostri progetti e le idee che abbiamo e poterle mettere anche a terra per poi portare a un futuro di eccellenze condiviso, ecco, con le imprese e i territori e i ragazzi giovani. Nell'assemblea che aveva come titolo Prime svolte, imprese e scuola al centro per un territorio eccellente, sono emersi diversi spunti per i giovani fra testimonianze di imprenditori e quella di Matteo Giunta, ex alunno del Liceo Marconi, affermatosi nel mondo dello sport. Con Matteo Giunta abbiamo parlato di sport, che si collega molto sia alla vita dei ragazzi che anche in realtà a delle sfide che una persona può trovare anche nel mondo dell'impresa, perché alla fine abbiamo visto anche con quelle che erano, diciamo, l'inizio della giornata di oggi, delle parole chiave che dai ragazzi nelle scuole arrivano fino alle imprese e anche allo sport. Io adoro proprio poter parlare con le nuove generazioni, perché un po' torno indietro nel tempo e mi rivedo nelle loro difficoltà, nell'incertezza di questo mondo del lavoro, che è qualcosa che in qualche modo spaventava me ai tempi, e avere delle persone che in qualche modo cercano anche di rassicurarli, facendogli capire che ci sono le possibilità e che la cosa, l'ingrediente principale è quello semplicemente di essere onesti con se stessi e trovare la propria strada, e può dare fiducia, ecco, se anche solo siamo stati in grado di stimolarli un pochino, è stato un incontro ben riuscito e vincente.